di presentazioni, è stato capitano in contraccalcio per molti anni, ha avuto centinaia di presenze, fatta 13 stagioni con la maglia rossonera, un totale di 374 presenze, a Foggia che è stato dal 1970 all'80 nel club rossonero, è stato successivamente direttore sportivo, team manager e responsabile del settore giovanile. Naturalmente questa presidenza, devo dire, l'unanimità della conferenza dei capigruppo che è la somma del Consiglio Comunale rappresentato quindi nei loro capigruppo, alla unanimità hanno voluto la iscrizione di questo punto all'ordine del giorno, naturalmente in condiscendenza del volere dell'amministrazione comunale, quest'oggi rappresentata dal sindaco, dal vice sindaco, Giovanni Pirazzini e Giorgiani, nato a Cotignola il 29 del 1944, che è residente a Foggia, è stato per anni lo storico capitano della squadra calcistica della città di Foggia, soltanto lettura della delibera con cui l'Aula dovrà votare. È stato per anni lo storico capitano della squadra calcistica della città di Foggia, restando ancora oggi la bandiera e il simbolo indiscusso del calcio dello sport della nostra città. Considerato che la carriera professionale di Gianni Pirazzini va da ben 13 stagioni con la maglia rossonera di più 4 in Serie A, per un totale di 374 presenze e 13 gol segnati, e che il signor Gianni Pirazzini è stato capitano del Foggia dal 1970 al 1980, per poi rimanere nel club rossonero con il ruolo di direttore sportivo per 5 anni, team manager per 7 e responsabile del settore giovanile per 6. Considerato che Gianni Pirazzini, tutti gli incarichi sopra elencati, si è sempre impegnato al massimo per assicurare alla squadra del Foggia i migliori successi e che ha sempre goduto della massima considerazione dell'opinione pubblica, dei giornalisti sportivi, oltre che per le sue indiscusse capacità professionali, soprattutto per le sue doti di onestà sportiva, per play e rettitudine. Considerato che Gianni Pirazzini, con l'esempio dato in ogni fase della sua carriera, è sempre stato testimone dei valori più nobili dello sport, come la lealtà e la correttezza, il rispetto delle regole dell'avversario, il senso di appartenenza, la competizione pacifica, ed ha inoltre contribuito a diffondere l'importanza dello sport nell'educazione dei giovani come strumento relazionale e sociale altamente formativo per lo spirito di gruppo, la tolleranza delle diversità. Sempre considerato che Gianni Pirazzini, con i suoi successi che ha fatto raggiungere la squadra cittadina, ha dato lustro e visibilità all'intera cittadinanza foggiana. Considerando ancora che Gianni Pirazzini è sempre un forte vincolo con la nostra comunità cittadina, consolidato da profondi legami personali, stabilendosi a Foggia quasi 50 anni fa, sposando una donna foggiana, legando i suoi affetti e la sua famiglia indissolubilmente al nostro territorio. Vista la nota con la quale la redazione della testata giornalistica FoggiaSport24.com si fa portavoce di un'istanza per l'intera città di Foggia, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Gianni Pirazzini per celebrare il suo 70° compleanno. Ritenuta, per quanto si è esposto dalla richiesta, assolutamente condivisibile e quindi meritevole di accoglimento, visto lo statuto comunale, acquisito il parere di regolarità tecnica previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 2000, questo Presidente pone in votazione da capo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tutto ciò premesso e considerato, questo Consiglio Comunale delibera alla unanimità di conferire a Gianni Pirazzini la cittadinanza onoraria della città di Foggia.
Sia dovuto soprattutto
di 30 anni di vita e di visione, e con amore e con passione ho portato la tavola di una maglia a strisce rosso nero che ho avuto l'onore di indossare 424 volte, ed è l'orgoglio della città e di tutta la Toscana. E permettetemi di dirvi che la mia gioia è anche la gioia della mia famiglia. E mia moglie, Maria Rosaria, e le presto il mio ringraziamento che faccio a tutti quanti.